Siamo qui perché io appunto sono stata una delle ragazze colpite direttamente da questa cosa. Un professore di italiano, in greco e latino l'anno scorso ha scritto privatamente a molte studentesse e diciamo con toni troppo confidenziali. Questo è successo appunto alla fine dell'anno scorso. Però quest'anno è uscito fuori, diciamo, non so per quale motivo, però comunque sul giornale La Repubblica con le mie chat, e quindi io ho deciso di espormi, l'ho deciso di fare con la mia organizzazione OSA. Il modo di affrontare queste cose non è singolarmente, ma è con la lotta. Io in quanto studentessa sono incazzata, siamo tutti incazzati perché questo modello di scuola che si sta costruendo, si stanno propinando, non ci fa sentire al sicuro, non ci sentiamo sicuri a stare in classe con il nostro prof, o perché andiamo in alternanza scuola-lavoro e moriamo in fabbrica perché ci cascano troppo addosso, o potrebbe succedere addirittura dentro scuola per l'edilizia scolastica, che il governo non dà i fondi alla scuola per uccidere la guerra, quindi non ci sentiamo sicuri e questa scuola è sempre più un modello opprimente che ci fa sentire come in una gabbia.